Signore e signori, atto 4, una vita normale, capitolo sobrio. Beh, capitoli abbastanza sobri ultimamente. Madonna, che ricordi. Uncharted 2. Adesso capisco tutte le cose. Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Quello non mi ricordo a cosa si riferisse, onestamente. Un doblone spagnolo nascosto in un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. Perché mai? Uncharted 1. Questo è il diario. Si è immolato per Sally. Che trio. Ah. Che ricordi. E voglio vedere il pugnale di Shambhala, però. Appunto, Shambhala. La foto? Mi manchi, amico. Tenzin. Quando si andò in Nepal. Qua che abbiamo? Questa roba si è scatenato un vero massacro. Quella era la cera di Uncharted 2, che se bruciavi faceva tutto blu. Resina, scusate. Non c'era. Sir Francis e i suoi complessi enigmi. Il famoso disco che andava inserito l'anello. Uncharted 3. E questo è Uncharted 4. Il famoso Cristo recuperato nel capitolo 2. Grazie tante, Santisma. Poi cosa abbiamo? Che avventura incredibile. Royal Inn. Sembra una vita Faclo. Sri Lanka, madò. Non mi ricordo se è Uncharted 2 o 3, penso il 3. Questo non lo ricordo. Qua che abbiamo? Sì. La pistola d'acqua. Arrivano. Sono circondato. Ma chi sta arrivando? Vabbè, bellissimo però. Va bene. Ho capito. Sì, arrivo. Si è sposato con Elena, come detto. Scendi a mangiare qualcosa, è molto bello. E punto, da dove si scende? Da qua, dalla botola, ok. Fine dei giochi. Questo è il classico capitolo Cile all'inizio della storia. Prima del marasma generale. A parte questa per la casa di The Last of Us, prima della pandemia, ma vabbè. Ah, stai lavorando su questo? Bangkok. Buono. Potrebbe essere un indizio. Wow, ci serve proprio un'altra vacanza. Tre foto.
Non c'è oggetti nel bagno, vero o no? Però in camera sì. Il matrimonio. Ma quella è Sally. Wow. Questa è bella. Richiudilo. Bellissimo, adoro lo specchio. Adoro troppo. Ti aspetteresti che ci sia il cameraman dietro? In realtà no, non c'è nessuno. Comunque vari locali li abbiamo esplorati, quindi andiamo giù. Sei rimasto lassù un'eternità? Beh, stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così? È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Questo? E... Ok. Beh, anche imbellita l'Elena con la grafica. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Mm-hmm. Dunque, com'è andata oggi? Andata? Non sei capito niente. Scusa. Scusami. Com'è andata oggi? Oh. Avevo capito, mm-hmm. Te che sei sordo. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Ah, oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma... dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo, quindi ho fatto subito inversione ed è diventata una lezione. Lui che si concentra sul quadro. Fai bene, amico mio. C'è. Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Sì. Bene. Cosa ho detto? Scusa? Quale? Questo? La città... Sì, parla... della città perduta di Bangkok. No, non di Bangkok. Di città perdute vicino a Bangkok. Dentro o fuori i confini di Bangkok. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più... D'accordo. Scusate. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi... No. Puoi chiamare Sullivan. Dai. Da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Vabbè. Sally! Per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ok.
ferma, faccio io. Ma dai, ah, hai lavato ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno... Che uomo! Dai, in qualche modo, potremmo... No! Giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere. Crash Bandicoot. Ti ho visto giocare. Devi certo. Saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. La PS1, ma quanti secoli fa inventato sto gioco? Non vedo l'ora. Il famoso gioco nel gioco. No, deve caricare. PS1 però la TV in 16 noni. Sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, ci siamo. Oh, Crash Bandicoot. Qualcosa non va? No, no, è che... come fai a... Come saltare? Premi il tasto start? Lo sapevo. Okay. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Verso la telecamera, ricevuto. E il tasto cerchio e l'attacco vortice. Attacco vortice! E premi X. Ok. Usa il pollice destro. Perché ricorda molto Uncharted 1? Tu pensa a scappare. Io non gli ho fatto niente. Oh. Non morire. Madonna grande. Niente male, davvero. Mamma, c'ho dei secondi. Addio. Ok. C'ho dei secondi. Bestia, una volpe. Un becco. Sembra una volpe. Una volpe con i jeans. Ok, spacca le casse. Una volpe che spacca le casse. È un becco. Insomma, lui fa così. Ok, checkpoint. La grafica non è male. Giusto. Tanto devo comandare con le freccette, pensate un po' voi. Morto. Fantastico. Lo so. Ok, sono rinato. Sei morto. Sarei arrampicato per uscire. Si potrebbe arrampicare. A me è servito parecchio. C'ho 3 vite. Perfetto. È un Bandicoot. Non assomiglia affatto a un Bandicoot. Hai mai visto un Bandicoot? No, indossano scarpe da ginnastica. Ok, prendi tutto. Mi servono fitti. 100 fitti da una vita extra. 100? E chi ce l'ha il tempo di prendere 100 fitti? Io ho il tempo di prendere 100 frutti. E li prenderò. Povera volta. No! D'accordo? Possiamo. L'ultima vita. Giocatela bene. Com'è l'ultima vita? No, salta. Smettila di urlare. Ti incoraggio, sono l'allenatrice, vai così. Perché sta rubando quei frutti? Le volpi non mangiano. Questo mi mancava davvero, cioè, lo sapevo che c'era, però. Quando ho giocato la prima volta sono stato tipo fuori subito. Sai qualcosa? Come dici? Niente. Torni a fare allusione. Concentrati. Quindi è giusto. Riallenarsi. Bene. Non t'ho battuto. Cosa? Morto così? Te la sei cercata. Oh. Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare. Dai, ti arrendi o riprovi. Ma la mia auto servirebbe una bella cosa? Punta. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed wow. È molto più facile. Continua a livello facile. Parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale. Ehi, cosa sai detto... fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai e se fare faccio così? Ah. Sì, certo. E tu? Beh. Che significa? Vieni qui.
Non siamo ancora aperti! Siamo chiusi! Ah, andiamo! Va bene, arrivo! Chi è che rompe i coglioni? Sì? Posso aiutarla? Sì, io... sto cercando il mio fratellino. Sam? È alto più o meno come lei, un po' più magro. Con molti meno capelli grigi. Sam? È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam! Dopo 15 anni. Ok, calma, tranquillo. Ma come... pensavo fossi... morto. Visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... beh, dottori... mi hanno ricucito e... sbattuto di nuovo in cella. No. Sì, ma... io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento... confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e c'è mancato. Sorry. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato a prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, ehi, sei ancora fra noi? Sì. Peccato perché di sto Sam Drake non si era mai sentito parlare negli Uncharted precedenti, secondo me è un peccato. Capisco pure che, visto che Uncharted ha raccontato praticamente tutto, non è... abbiamo dovuto alzare un po' l'hype inserendo personaggi nuovi, quindi avrebbe anche senso. Come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, ok, calmati, ok? Siediti. Parlami di te, dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie passate. È un rapporto tipo Ezio e Federico Auditore, all'incirca. Storie, tu a pesa... cioè, parlando dal bene che si vogliono, eh? Cosa è successo? Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Ho trovato il dorato, ho esplorato Shambhala, ho scoperto i grandi pilastri. Quello che mi è piaciuto di più, Shambhala. Ok, anni fa mi hanno costretto a intrufolarmi in un museo turco e rubare una lampada olio, ok? Una lampada? Era un manufatto della flotta del tesoro di Marco Polo. Il tesoro di Kublai Khan? Già. Già, beh, alla fine scopro che su quelle navi c'era molto di più di un semplice tesoro. C'era Lazarevic. Città leggendaria distrutta, ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. E vedi un po' di dargli una svolta, no? Caso ogni tanto. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh già, l'anello, sono sposato. Che scemo è Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra. 60 ore a parlare e si è dimenticato che sei sposata. Merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Però vuole qualcosa in cambio. Giochiamo un capitolo con Sam Drake. Per la prima volta cambiamo personaggio, ragazzi. Stanotte non leggi? Samuel viene qui.
moglie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Eh? Senza offesa, eh? Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscirei... I pompini! No. Sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarei stufo di sentir parlare. Oh no. La storia di Henry Avery e dei suoi 400 milioni in oro e gioielli. È la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Penso di sì. Assolutamente. Ah, proprio sicuro. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Sei pronto per il tuo destino? ¿Qué vuol dire? Vámonos. Capítulo 5. Hector Alcázar.